Torniamo a parlare, buonasera, buonasera, torniamo a parlare di treni, treni passaggi a livello. Passaggi a livello, perché l'altra sera eravamo a Giovi, stasera siamo a Sitorni, perché è veramente incredibile, caro Beppe, che nel 2017 esista ancora un passaggio a livello senza sbarre. Senza barriere. Barriere. Con le croci di Sant'Andrea. Famose croci che te le chiedevano. E pensa, qui siamo sulla strada di Sitorni, sì. Quindi è una strada molto trafficata. Ancora preciso, sì. Perché c'è, a parte che questa strada poi ti porta anche a Siciliano e ti porta a Patrignone, sì. Però ti porta soprattutto all'asilo di Sitorni, che è uno dei più, sì, importanti che c'ha il comune d'Arezzo, sì. E quindi passano qui, contrariamente, mamme, pulmini che portano i bambini all'asilo e viceversa. Quindi di conseguenza è veramente, secondo me, pericoloso tenere oggi, nel 2017, con la vita frenetica che c'è, un passaggio di livello senza barriere e non è una strada così importante. È veramente, non capisco perché la ferroviaria italiana, no, chi è, non è la RFI, l'FTD non provveda a fare un qualcosa a questo passaggio di livello, che si aspetti sempre, come al solito, il morto. Premetto, qui i morti ci sono già stati, addirittura in un colpo solo tre ce ne muori qui, che prese il treno, prese una lambretta con babbo, mamma e figlio, morirono tutti e tre. E un giorno che pioveva forte, si distrassero, non videro quanto il segnale. Tempo? Quanto tempo? Non è rinato. Io ero piccolo, quindi, però lo ricordo, no, è negli anni 60. Da quando raccontavi sembrava successo l'altro ieri. No, negli anni 60 successe. E purtroppo col maltempo non riuscirono a vedere il segnale o si distrassero e ci rimasero tutti e tre. Come è successo anche in altri passaggi a livello a suo tempo, quando furono messi tutti così. Che poi, sai, non è, poi è una strada secondaria, ma poi alla fine, come dicevi tu, è molto trafficata anche perché questa. La gente la conosce perché permette di saltare un pezzo della Umbro Casentinese. Sì, perché è stata fatta poi questa variante, come si dice, complanare, accanto, sì, accanto alla Casentinese, che è molto utilizzata anche per evitare il traffico sulla Casentinese, perché la strada è qui, andando verso destra vai tranquillamente a Giovi, Punta la Chiassa, è una strada bella, quindi senza grosse problematiche. E come ti dicevo, di qua puoi andare a Siciliano, Patrignone, quindi rientrare anche qua nella città, ma soprattutto i bambini, perché qui c'è un asilo. E quindi mi sembra veramente illogico, in un pezzo così di ferrovia, lasciare un segnale, che poi è una ferrovia molto trafficata questa, è quella di Casentino, esatto, lasciare un passaggio a livello incostituito in queste condizioni. E che poi quando siamo passati per fermarci, fa un po' strano attraversarlo e ti devi stare a guardare. È vero che devi, se c'è il rosso, però metti in caso che non funziona, uno ovviamente si ferma, guarda a destra e a sinistra per vedere se passa. Io ci guardo sempre, sempre. Anche quando c'è la sbarra. Non mi fido, non mi fido. Ah, quando c'è la sbarra e quando c'è il segnale prima di entrare, anche se spento, controllo sempre perché non si sa mai. Ma sai, qui se vai dritto, se vai a, guarda a destra lo vedi, ma se a sinistra lo vedi perché c'è la siepe che ti copre completamente, sì, la visuale sul treno. Quindi dicevo, questo va al paesino qui che adesso non mi sovviene come si chiama. Quindi a destra si va a Sitorni, Ponte alla Chiassa, Giovi. Sì, sì, no, no. Quindi la strada è molto, molto, molto. Quanto costa i mettere delle sbarre, secondo te? Ma penso che non sia una cosa esagerata. Per di più sono tutte automatiche, quindi non c'è neanche il personale addetto. Oggi hai visto nel servizio che abbiamo fatto a Giovi, il treno lo chiude da sé, l'apre da sé, senza nessun tipo di problema. Ormai sono collaudati questi servizi. Ora abbiamo avuto il nome, Stroppiello. Stroppiello. E quindi sono collaudati, quindi grossi problemi non ne danno. Però come sicurezza andrebbe sistemato. Poi rallentano la velocità del treno, questo, certo. Anche perché il treno in possibilità di passaggio di livello non deve rallentare. Deve rallentare. Quindi non so se sia la velocità massima 50 che deve avere. Quindi logicamente anche i tempi di percorrenza del treno si allungano. Quindi è per tutti un disagio, esatto. Per chi passa qui, per chi va in treno, esatto. E per chi lavora. Esatto. Quindi, comunque, in treno se ti piglia 50 non è che ti non fa simpatico. Non è che ti fa bene. No, se prendi un respingente in testa non ti fa bene. No, penso di no, penso di no. Qualche danno a Polazzi lo faccio. Bene, da Sitorni, Stroppiello, dal triangolo Stroppiello, Sitorni, Siciliano, è tutto. Vi lasciamo col passaggio a livello aperto, del treno. Aperto. Ciao.